Ok, allora, quindi nella prima parte di oggi, della lezione di oggi, abbiamo visto una rapida introduzione ai metodi di letteratura con una motivazione per, diciamo, per la quale vengono introdotti questi metodi e per cui diciamo, sono utili nella pratica, e abbiamo iniziato a vedere l'applicazione di metodi a ciclo aperto o in anello aperto. Sì, prego. Qualcuno che voleva intervenire? No, forse è stato il microfono che si era attivato. Dicevo, abbiamo visto l'applicazione di metodi in anello aperto, tipo Ziegler-Nichols, tipo Cohen-Kuhn, a sistemi che abbiano una risposta iniziale di tipo, diciamo, passo a basso, quindi risposta smorzata, senza sovrannumerazione, e, diciamo, con dei parametri tipo ritardo nella risposta e costante di tempo che siano stimabili in maniera abbastanza semplice. Non solo, abbiamo anche visto che è possibile estendere questi metodi con dei criteri di tipo integrale sull'errore che consentono in qualche misura di ottimizzare la risposta rispetto a certi, appunto, a certi criteri, a certi indici di costo che possiamo definire. Tra l'altro, voi avete seguito ricerca operativa, dico bene? Cioè, avete visto qualche metodo di ottimizzazione più o meno? Da qualche parte negli ultimi anni. No, va bene. Ok. Ottimizzazione di niente, nessun corso. Comunque, diciamo che la ratio in questo caso è abbastanza semplice, no? Diciamo, non mi interessa qui entrare nei dettagli dell'ottimizzazione, giusto per darvi l'idea di quello che si fa nella pratica, diciamo è abbastanza chiaro da qui, secondo me, nel senso che l'idea è questa: io ho una certa funzione, un certo segnale nel tempo, sulla base del quale voglio ottimizzare un certo indice di costo, che tipicamente quando si ottimizza appunto nel tempo, sono costi integrali. E posso ottimizzare, per esempio, primo caso, che è quello più semplice, un costo integrale sul quadrato dell'errore. Ovviamente più basso sarà l'errore e più rapidamente andrà a zero l'errore, più basso sarà questo costo, che è un integrando sempre positivo perché è un quadrato, e più il mio controllo sarà efficace nel senso di ottimizzazione del controllo, cioè nel senso di riduzione di un funzionale di costo che ho definito sulla mia variabile errore. Funzionali di costo diversi potrebbero, per esempio, includere termini legati al controllo. E questo, per esempio, per soddisfare specifiche del tipo di quelle che abbiamo visto in qualcuna delle lezioni passate sulla quantità, diciamo, di azione di controllo iniettata nel sistema per ottenere certe prestazioni. E potrei voler realizzare un trade-off, diciamo così, un compromesso tra l'energia che devo spendere per la mia azione di controllo e la bontà, diciamo, della risposta del sistema a ciclo chiuso. E quello che potrei fare per realizzare questo compromesso è quello di pesare diversamente questi due termini e quindi poter dare un coefficiente a questo errore al quadrato, un coefficiente a un termine del tipo U al quadrato, cioè la situazione di controllo al quadrato, integrare tutto fino a T uguale infinito, ma anche fino a un certo orizzonte temporale finito. A volte l'integrazione nella pratica si ferma dopo un certo orizzonte temporale, e trovare la strategia di controllo che minimizza questo indice di costo. Spesso, diciamo, questo, o meglio, spesso, nel caso di sistemi tipo sistemi elettivi, sistemi lineari, è possibile fare questa ottimizzazione in maniera analitica a volte, cioè trovando una soluzione in forma chiusa. In altri casi l'ottimizzazione viene fatta in maniera numerica, con metodi di vario genere. Per esempio, noi vedremo in una delle prossime lezioni un'ottimizzazione di questo tipo, cioè basata su errore quadratico sull'errore, scusatemi, sul costo quadratico sull'errore, ecco, fatta con un algoritmo che è un algoritmo di ottimizzazione a ciclo chiuso che ha una serie di caratteristiche interessanti che si chiama Extreme Unsigning. Forse a qualcuno di voi l'ho già anticipato. E utilizzeremo proprio un costo di questo tipo, cioè un costo che minimizza il quadrato dell'errore integrato nel tempo. Detto questo, tornando a noi,
dobbiamo a questo punto discutere i metodi di letteratura in anello chiuso, che seguono un po' una filosofia diversa rispetto a quelli che abbiamo visto prima. E sono tra l'altro tra i metodi più utilizzati per la letteratura, sebbene con certe modifiche. Diciamo, la differenza di fondo è quella di effettuare, prima era quella di, diciamo, avevamo il nostro, la stima dei nostri parametri effettuando una prova in anello aperto sul sistema, cioè semplicemente dando un certo ingresso a ciclo aperto e misurando la risposta ed estraendo da questa risposta una serie di parametri caratteristiche. In questo caso andiamo a effettuare una prova a ciclo chiuso sull'impianto, cioè chiudendo già un controllore sul nostro sistema. E sulla base delle caratteristiche della risposta a ciclo chiuso riusciremo a ricavare delle informazioni sulla funzione, su quella che nella scorsa lezione abbiamo chiamato funzione di trasferimento di anello. E quindi capite già che, insomma, la direzione nella quale stiamo andando a parare è quella di fare una taratura del regolatore in qualche misura nel dominio della frequenza, sfruttando delle informazioni ottenute empiricamente sulla funzione di risposta armonica di anello. Effettuare la nostra prova sull'impianto, inizialmente attiveremo soltanto l'azione proporzionale. Quindi cosa facciamo? Chiudiamo un anello di controllo, inserendo un regolatore proporzionale, e inseriamo tipicamente un regolatore con un guadagno KP piuttosto basso, in maniera da essere sicuri di essere all'interno della regione di stabilità. Dopodiché, lentamente facciamo crescere KP fino a quando non si innesca un'oscillazione permanente nel nostro sistema, a fronte chiaramente di un riferimento a gradino, o meglio, o anche di un riferimento a un numero, insomma, però chiaramente devo inizializzare il sistema in qualche modo. Il valore del KU, il valore di KP che chiamo KU, per il quale si innescano queste oscillazioni, lo chiamo guadagno critico del sistema. E con riferimento a quello che ci siamo detti la scorsa volta, è possibile, diciamo, far vedere che questo KU corrisponde al margine di guadagno del sistema G sotto controllo. Se vi ricordate, l'altra volta abbiamo definito margine di guadagno il guadagno che devo aggiungere alla nostra funzione di trasferimento di anello, cioè a ciclo chiuso, per portare l'uscita del sistema in una condizione di oscillazione permanente, ovvero di margine di stabilità. Nella fattispecie abbiamo visto che la nostra funzione a ciclo chiuso era una cosa del tipo L fratto 1 più L, abbiamo visto che per L uguale a meno 1 il sistema va diciamo, esplode, va in instabilità. E di conseguenza quella condizione è il nostro limite che separava diciamo, un sistema stabile da un sistema instabile. Quello che stiamo facendo in questo caso è quello di cercare sperimentalmente il limite di stabilità del sistema, in maniera da poi poterci mettere, vabbè, adesso qui torneranno, diciamo, utili le definizioni di margini che abbiamo visto l'altra volta, di metterci all'interno dei margini di stabilità desiderati per avere una risposta che sia sperabilmente, diciamo, efficace e robusta rispetto a variazioni parametriche, che chiaramente saranno presenti all'interno di una situazione in cui non conosciamo esattamente il modello del sistema. Di conseguenza, il valore per il quale si innescano le oscillazioni permanenti, appunto, che è detto guadagno critico, corrisponde al margine di guadagno in questo caso del sistema. E ovviamente questo significa però che questo metodo può essere utilizzato soltanto per sistemi con margine di guadagno finito. Abbiamo casi in cui il nostro margine di guadagno può essere, come dire, aumentato indefinitamente. Nella pratica non sarà quasi mai vero, però potremmo avere sistemi per cui posso aumentare indefinitamente il guadagno e le oscillazioni magari vengono innescate magari al di fuori della zona di saturazione degli attuatori, per esempio. Possono entrare in gioco fenomeni non lineari, magari dinamiche di diciamo che in prima battuta potrebbero essere trascurate, ma che invece nel caso di guadagni molto alti, magari iniziano ad entrare in gioco, fanno cadere le assunzioni sulle quali è stato basato questo metodo. Ci interessa inoltre, oltre al guadagno KU per il quale si innescano queste oscillazioni permanenti, ci interessa un periodo ottico nu per le oscillazioni del sistema.
abbiamo detto, portiamo il nostro sistema in oscillazione permanente e ci interessa sapere che periodo hanno queste oscillazioni, ovvero qual è la frequenza, se volete, naturale in questo caso del sistema. Cioè, questo tipo di uso sarà legato in qualche misura anche alla frequenza con la quale il nostro diagramma di Nyquist, se la volete vedere con il diagramma di Nyquist, attraversa il punto critico. E infatti la pulsazione che qui è indicata con omega pi greco associata a questo periodo ottico nu corrisponde al punto in frequenza nel quale il diagramma polare della funzione di risposta armonica, ovvero il diagramma di Nyquist, interseca il semiasse reale negativo. Vabbè, ovviamente qui avevo aggiunto questa nota, ma in realtà adesso già sapete di cosa stiamo parlando. Questo diagramma polare, giusto per chi non ci fosse, non avesse seguito la scorsa volta, è uno strumento molto utilizzato in controlli che prende il nome di diagramma di Nyquist. Per diagramma polare intendiamo il diagramma nel quale andiamo a rappresentare parte reale e parte immaginaria della funzione di risposta armonica, che per chi non c'era l'altra volta è sostanzialmente la trasformata di Fourier della risposta impulsiva del sistema, o se volete per sistemi stabili è la funzione di trasferimento valutata in S uguale a omega, cioè sull'asse immaginario. E abbiamo visto anche che abbiamo un criterio, che è il criterio di Nyquist, che ci fornisce delle condizioni di stabilità per il sistema a ciclo chiuso basate sulla forma di questo diagramma polare, per quanto riguarda la funzione di trasferimento di anello, ovvero diciamo nel nostro caso il prodotto tra la funzione di trasferimento dell'impianto e quella del regolatore. E da questo diagramma è anche facile ricavare i margini di fase e i margini di guadagno del sistema, che abbiamo definito l'altra volta. Ovvero, riferimento a questa figura, se questo è il diagramma di Nyquist nel nostro sistema, questo è 1 fratto S più 1 alla terza, questo sistema, con un guadagno per rendere la figura più chiara. Abbiamo che il nostro diagramma parte nel punto 5 sull'asse reale, e questo sarà sostanzialmente il nostro guadagno statico. Dopodiché la fase decresce fino a meno 270 gradi. Infatti arriviamo a punto 0,0 sostanzialmente con tangente verticale. Il nostro diagramma quindi attraversa il punto, diciamo con fase 180 gradi, la semiasse reale negativo, e lo attraversa in questo punto. A questo punto noi del nostro diagramma sappiamo che potremmo scalarlo di un certo guadagno per fargli incontrare questo punto critico, il punto meno 1,0 che abbiamo definito l'altra volta. E diciamo che quindi questo punto di intersezione dista dall'asse immaginario di una quantità che è 1 fratto il guadagno critico. Perché se moltiplicassi per il guadagno critico questo diagramma, questo verrebbe riscalato e a questo punto andrebbe a coincidere con 1 fratto KU per KU, cioè meno 1 in realtà. Questo va. Non solo, ma ognuno di questi punti corrisponde a una particolare frequenza, dove questo è omega uguale 0 e questo è omega uguale finito, e ovviamente ho lo stesso diagramma ribaltato dall'altra parte per le omega negative, e la frequenza che corrisponde all'attraversamento di questo diagramma dell'asse reale è la omega legata a queste oscillazioni. In particolare, quando KP uguale KU, il diagramma attraversa questo punto segnato con la croce rossa, il punto critico, e si innescano delle oscillazioni permanenti di periodo T con U pari a 2 su omega P. In particolare, qui ho dato un riferimento a gradino e vedete che ho fatto un guadagno statico che è dato al valore medio di queste oscillazioni, che è 5, e ci troviamo con quello che vediamo qui su questo diagramma. Una volta che ho portato il mio sistema di stabilità e ho stimato KU e TQU, posso andare a calcolare sulla base di questi numeri i parametri per il mio regolatore. Li trovate al solito una tabella in cui da un lato ho la struttura che scelgo per il regolatore e dall'altro i parametri che voglio andare a stimare.
E qui capite abbastanza facilmente qual è la ratio che sto cercando di seguire. Ad esempio, nel caso di un regolatore proporzionale, scelgo KP come metà del guadagno critico, cioè se questo è il punto critico del sistema, mi metto a metà di questo segmento, così da avere un margine di guadagno di 2 in unità naturali, che comunque, diciamo, vuol dire che posso raddoppiare l'effettivo guadagno del mio sistema senza andare incontro all'instabilità, quindi è un sistema che da questo punto di vista risulta abbastanza robusto. Ovviamente, nel momento in cui posso poi aggiungere altre azioni, posso andare a specificare altre caratteristiche della risposta, poter dare un certo margine di fase e così via. E sulla base di considerazioni di questo tipo sono stati scelti i coefficienti che compaiono in questa tabella. Anche in questo caso vediamo un esempio. Supponiamo di aver stimato, bene, adesso faccio vedere in MATLAB, però l'idea è che in questo sistema, vediamo tra poco, porto il sistema in oscillazione, qui ho guadagno unitario, trovo il valore del guadagno per cui il sistema va in oscillazione e il periodo delle oscillazioni associate, entro nella tabella, scelgo la struttura del regolatore, per esempio qui un PID, e vado a calcolare la risposta. Come è fatta la cosa qui in MATLAB e ce l'avete allora scusate, non ci serve, possiamo eliminare. Allora Zigner e Nichols l'anello chiuso, al solito puliamo il workspace, assegniamo la nostra variabile di Laplace e calcoliamo il valore della assegniamo diciamo, la nostra funzione di trasferimento che come vi dicevo è 5 diviso S più 1 alla terza. Dopodiché questa prima sezione semplicemente fa il plot del diagramma di Nyquist che avete visto prima, che è qui. Queste opzioni mi servono semplicemente per fare il plot soltanto di un ramo del diagramma, per chiarezza della figura. Dopodiché a questo punto possiamo effettuare le nostre prove a ciclo chiuso e partiamo con un guadagno unitario basso, per esempio 0,1. Calcoliamo la funzione di trasferimento a ciclo chiuso e andiamo a valutare la risposta al gradino. Dopodiché cominciamo a incrementare il nostro guadagno. Io qui vado, diciamo, abbastanza rapido, se no. E vedete che la risposta comincia a diventare più rapida e più oscillatoria. A mettere 1 per esempio, vedete che qui ci stiamo avvicinando al margine di stabilità, le oscillazioni stanno aumentando sia in frequenza che diciamo in sovraelongazione. Qui stanno aumentando ancora il nostro comportamento oscillatorio. Alla fine per K uguale 1,6, ve l'ho segnato qui. Riusciamo effettivamente a portare il sistema in oscillazione permanente. A questo punto dovremmo trovare che il diagramma di Nyquist, ovviamente noi qui in teoria non conosciamo questo sistema, questo è solo dimostrativo, supponete di fare questa prova senza conoscere questa funzione di trasferimento. Però in questo caso trovate che il diagramma di Nyquist passa effettivamente per il punto critico adesso. Quindi l'ho portato da un punto che passava qui, l'ho scalato fino ad attraversare questo punto caratteristico. A questo punto cosa posso fare? Posso calcolare il periodo di oscillazione. Voi, ovviamente, da questa risposta lo potreste calcolare a occhio. E vedete che è circa. Il periodo è circa 3 secondi e mezzo, qualcosa di più. Però, nell'ipotesi di voler, diciamo, rendere il tutto automatico e quindi codificarlo e implementarlo in una implementazione digitale, dovete trovare un modo per calcolare queste oscillazioni. Io qui ho scelto questo, cioè di cercare i punti in cui la derivata di y è 0, ma potreste cercare i punti in cui cambia segno, che anzi è forse anche più robusto, se avete oscillazioni intorno allo 0. E in particolare ho scelto una certa tolleranza
che ho visto funzionare bene con il passo di campionamento che ho scelto. Ho fatto un po' di prove, ho visto il numero che mi dava i migliori risultati. Quello che succede qui è che vedete che questo algoritmo individua correttamente i picchi di questa risposta. A questo punto ne prendo due successivi, quindi ho messo un minimo per evitare situazioni in cui magari ne trova uno ma non trova l'altro, e moltiplico per due perché ovviamente questa differenza mi darà la differenza tra questo punto e questo, mi serve il doppio, e calcolo il mio T con U. A questo punto trovate che KU è 1.6 e T con U è 3.6, che erano i valori che avevamo qui. Entro nella mia tabella e vado a caratterizzare il mio regolatore, a inserire i parametri del mio regolatore. Questo è il nostro PID, sono le regole che erano riportate prima. Al solito assegno i parametri, ancora una volta ho scelto n uguale 10, e poi posso calcolare la risposta nel sistema a ciclo chiuso. Due, qual è la prima? Vediamo, SCL era il sistema in oscillazione, per la prima in realtà non ci interessa più la seconda. Ecco, vedete che nel primo plot ho la risposta oscillatoria del guadagno uguale al guadagno critico, SCL era questo qui, cioè questo, quando K è uguale a KO. Mentre nel secondo ho la risposta con il PD che ho tratto con le formule di Ziegler e Nichols, che è questa. E poi un po' di, diciamo, di comandi per far comparire vari titoli, eccetera, eccetera. Nel caso qui potesse servire, tra l'altro, tenete presente che in MATLAB le stringhe sono trattate come array di caratteri, quindi potete definire una stringa mettendo più, cioè potete concatenare le stringhe raccogliendole tra parentesi quadre, come se fosse un vettore di più stringhe. Questo nel caso in cui mi potesse essere utile da qualche parte. Detto questo, possiamo chiudere questa parte su Ziegler e Nichols. Un possibile esercizio potrebbe essere quello di implementare in MATLAB Simulink quello che abbiamo visto. E al solito, alla fine delle slide, trovate un po' di riferimenti vari a materiale sull'argomento. Con questo possiamo chiudere questa parte e al solito lasciamo un po' di tempo per le domande se ce ne sono.